Ragazzi, condividete la diretta che stasera inizia una cosa bellissima, inizia la prima puntata dei miei 40 anni di carriera, poi vi spiego tutto dopo la canzone, iniziate a sentire questa. Buonasera a tutti. Allora, io stasera ho avuto una bella idea. Innanzitutto saluto al mio comparirlo Franco Mele e poi saluto a mia nipote Francesca, mia nipote Elena, mia nipote Maria e tutti i miei amici che mi seguono sempre. Io vi prego di condividere questa diretta perché io faccio delle puntate. Questa qua è la prima puntata della serie che vi racconto i miei 40 anni di carriera. Io stasera vi faccio ascoltare le prime incisioni di Franco Moreno, che nasce nel 1980, per cui se voi condividete sarà una bella diretta, perché poi domani ne facciamo un'altra, dopodomani un'altra. Dobbiamo raccontare 40 anni di canzoni di Franco Moreno. Chiaramente vi dico che non mi dovete fare richieste, perché se voi mi richiedete Bella Stella, Non mi tocca i figli, io non ve la posso mettere. Per cui io metterò le canzoni, inizio da Maria Celeste, che già stavate ascoltando. Già metà l'avete ascoltata, poi me ne faccio ascoltare un'altra metà. Oppure vi faccio ascoltare mezza canzone per ogni periodo, perché poi le canzoni sono tantissime, sono 700-800 canzoni. Per cui ognuno che pensa di ascoltare Bella Stella, voi aspettate un po' di giorni e io vi farò ascoltare fino all'ultimo disco che ho fatto questo 2020, ok? Non mi fate richieste, perché vi farò ascoltare veramente una bella storia di 40 anni di canzoni. Si chiama 40 anni di storia musicale di Franco Moreno. Questa qui è la prima puntata che facciamo. Poi domani ne facciamo un'altra. L'appuntamento è sempre verso le 5:30, 6, ok? Poi prima che chiudo io vi dico tutto. Poi chiaramente i saluti, insomma, Alfie, Elisabetta, io vengono non... tutti salutati comunque. Voi venite tutti salutati. Chiaramente vi dovete ascoltare la musica e poi io vi dico come è nata la canzone, perché è nata la canzone, in quale periodo è nata la canzone. Allora, siamo quasi a 454. Per cui condividete tutti, condividete sempre. E anche mi piace mettete. E mettete mi piace perché è importantissimo. Allora, questa canzone Maria Celeste, io vi racconto la storia della mia vita, proprio della mia carriera. Questa canzone Maria Celeste è nata nel 1981 ed è nata un poco prima che venisse il terremoto nel 1981. Io ero un giovanotto di 20 anni e orgogliosamente parlando, e non per offendere nessuno, io portavo le bombole e lavoravo in un magazzino che di Renato Pellecchia a Merito, ed ero un grande portabombole, portavo quasi 50, 60, 80 bombole al giorno, specialmente nei periodi di Pumarolo, che si faceva il Pumarolo. Pesavo 48 kg e portavo una bombola di 50 kg, la grande.
Pensate un po', la bombola di gas di 10 kg costava 1.300 lire, quella là da 15 kg costava 2.800 lire. Chiaramente mi piaceva cantare. I miei amici all'epoca che cantavamo per le strade, nelle cantine, eravamo io, Giannino Pellapelle, Mario Top, Tonino o Mariuolo. Questi qua non sono nomi, Mariuolo, perché era Mariuolo. Soprannomi. Erano soprannomi, forse un gemello. Poi ci stavano un sacco di amici comunque, amici miei che ce la facevamo. A quel punto lì mi stancai e mi capitò una brutta avventura nella mia vita. Io pensai di non stare in quella brutta avventura e di fare quel cantante veramente. Come è nata Maria Celeste? È impazzuta bene, perché era un 45 giri, è nata perché io chiamavo un signore che si chiamava Ciro Brandi, che era un presentatore, ed era figlio di Vincenzo Agrillo. Io avevo un solo gettone da 50 lire, due gettoni. La prima chiamata fu sbagliata, la seconda fu sbagliata, perché io dicevo casa Brandi e loro mi dicevano di no. Il terzo gettone mi regalai un certo amico Paglialone, bar o Barri Paglialone, un coppo merito, e mi rispose il papà. Io dissi: ma io cerco Ciro Brandi, il presentatore. Lui mi disse: io sono Vincenzo Agrillo, l'autore. Ma tu chi sei? E io dissi: Salvatore Trevi, perché io mi chiamavo Salvatore Trevi. Poi ho cambiato il nome per un fatto di mio, così. E contattai questa persona. Questa persona disse: vienimi a trovare perché ti voglio parlare. Andai da questo Vincenzo Agrillo nella 167 e lui mi disse: io ho due canzoni, però ci vogliono 2 milioni per fare il disco, 1980. E mi fece sentire un poco di Maria Celeste e un poco Impazzuti Bene, che a me mi piacque questa bella idea. Tornai a Merito, andai a Piazza Pizzone, sarebbe via Pizzone a Merito, e all'epoca c'erano degli amici miei che credevano in me. Un amico chiamato Nicolò Barbiere, Nata Mastaniel, un altro amico di Sant'Antimo, Baffone, poi c'era Lorenzo Barbiere, Salvatore Robar, Osì Giovanni Vunculare, e poi altri amici, che Stefano Mezzavot. Ragazzi, dobbiamo salire, condividete, perché vi faccio arregreare, racconto tutta la storia mia nelle puntate. E questi miei amici dissero: come mamma fa? A ripigliamo sti soldi, perché eravamo tutti, no, morti di fame, però ognuno viveva con lo stipendio. Io non tenevo manca un euro, manca una lira all'epoca. E come mamma fa, come non mamma fa, allora andiamo a chiedere il piacere a zio Pasqualino, sarebbe il fratello e Giovanni Vunculare. Zio Pasqualino era il marito di mia zia Nanninella, la sorella di mia mamma, che faceva il pescivendolo, ed era il mio compare di battesimo, di cresima, di matrimonio. E io gli dissi: zio, a me mi servono 2 milioni, vorrei fare il cantante. Lui mi guardò con una faccia, dice: ma chi stai pazzo? 2 milioni nel 1980 erano 20.000 euro di oggi. Un panettiere, uno tedesco. Allora, io vi racconto tutto. Se vi piace, voi mi dite: Franco, mi piace sta cosa, falla. Sì, già hanno detto una bella idea. E allora io andai da questo zio Pasqualino e chiesi questi soldi. E lui con una faccia di malista e pazzo. Dico: zio, se mi presti 2 milioni. E andammo a casa di zio Pasqualino, io, Nicolò Barbiere e Mastaniello, e Iazzo Pezzone. E lui disse: io te li presto i soldi, però già parla con la zia Nanninella. Parlò con la zia Nanninella, il giorno dopo andai e lui mi disse: io i soldi te li do, ma poco un me dai. E io gli dissi: zio Pasqualino, se io faccio successo, i soldi te li do in 4-5 mesi, perché ero un illustre sconosciuto, cioè nessuno mi conosceva. E mi ricordo in quel periodo, un poco prima, era uscita una canzone, si chiamava Ship e Nino D'Angelo. Io dissi: se ci riesco ti do questi soldi, se non mi riesce, io già avevo due figli all'epoca, perché io mi sono sposato a 16 anni, avevo Maddalena e Mimmo, e non vi dico quanti me l'annurco mi ha rubato per portare a casa, perché non avevo soldi, pigliavo 800 lire a settimana.
siamo a 1158. Sì, 58. E allora, che è successo? Che questo zio, ho detto, se non mi riesce, io me ne vado fuori, vado a lavorare a Milano e ti mando 50.000 lire al mese, se mi puoi fare questa cortesia. Lui mi fece la cortesia, mi prestò questi soldi, io andai, io, Mastaniel e Sam Nicolò Barbiere, dal maestro Agrillo, che purtroppo non c'è più, che gli mando un bacio, e gli diedi questi 2 milioni. Lui chiamò Gennaro Ricci, un altro compositore importante napoletano, che purtroppo non c'è più manco lui, e gli ho dato i soldi. Lui è andato, sempre Vincenzo Agrillo, è andato dal maestro Augusto Visco e gli ha dato i soldi per gli arrangiamenti per fare Maria Celeste e Imbazzuti Bene. Tutti i miei amici di Merito, e dico tutti, se mi dimentico qualcuno, scusatemi, però vi fate conto che vi faccio i nomi vostri tutti. Quando hanno saputo questa cosa, le canzoni erano belle, vado in breve perché sennò sono troppo lungo, è successo che ho fatto un grande successo, è uscito fuori Maria Celeste e Imbazzuti Bene, poco prima del terremoto. Esce il disco e io portavo ancora le bombole, per cui mentre andavo a portare le bombole la sera mi mettevo qualche vestito che mi prestava Giannino per la pelle e correvo a cantare e mi davano 80.000 lire. Per cui un poco dopo arriva il terremoto, si blocca tutto il disco e dico porca miseria, ma che stiamo facendo, successo per un terremoto? E allora sono costretto a portare sempre i bombole. Invece poi passò il terremoto e non vi dico, Maria Celeste vende nell'arco di 6 mesi 58.000 copie, 58.045 giri, 58.045 giri in 7 mesi. Chiaramente come? Con un marchio discografico che si chiamava Amar. Amar non era un marchio discografico, era un signore di Merito, amico della mia famiglia, che era un imprenditore costruttore che si chiamava Aniello Marano e disse vabbè, ti faccio io il marchio perché ci voleva la partita IVA, tutte queste cose. Da questo fatto io feci le planche con un pantalone di Giannino per la pelle, una camicia di Giannino per la pelle, un paio di scarpe, ma vestiti Giannino per la pelle, buonanima, il più grande amico mio di tutti i tempi. E allora siamo a 1644, condividete perché è bello sti puntate che vi racconto. Che è successo? Che quando è uscito questo disco Amar, Franco Moreno, Maria Celeste Impazzuti Bene, il lato A era Impazzuti Bene e il lato B era Maria Celeste. E allora che è successo? Che tutti i compagni miei, tutti gli amici miei di Merito, Mastaniello, Nicolò Barbiere, Lorenzo, Totoro Barrista e tutti gli altri amici che morivano, Tonino Pella Pella, Giannino Pella Pella, Mario Topo, Tonino Mariuolo, tutti andavano porta a porta e dicevano alla gente che accattate questo disco. Accattate questo disco. In quel frattempo io cambiai il nome, mi chiamavo Franco Moreno e vi dico perché poi ho cambiato nome e come l'ho scelto Franco Moreno. Siamo a 1600. E allora faccio questo grande successo e questi qua vendono dischi a porta e io vendo in 7 mesi 56.000 copie. In un anno vendo 98.000 copie e diventa un successo, diciamo, nazionale, non mondiale. Tutti i napoletani che stavano al nord, al sud, centro Italia, si compravano il disco di Franco Moreno e che era Maria Celeste. Io adesso ve la faccio ascoltare e poi passiamo a Imbazzuti Bene, quello che succede dopo. Va bene? Il tempo che vi ascoltate... Imbazzuti Bene o Maria Celeste? No, no, Maria Celeste. Ah, di nuovo Maria Celeste. Sì. Aspetta. Allora, mettiamola. Perché vi faccio ascoltare questa metà di Maria Celeste. No, no, metà. Vai. Metà? Sì. E poi vi racconto dopo Maria Celeste che è successo. Eccola qua. Qua c'avevo 20 anni. Aspetta.
io non parlo più, mo. Condividete. Un bacino stai facendo, amore mio. Dannato stai facendo, vita mia. Siamo scesi, sentite, allora questa qua è Maria Celeste, condividete la diretta e mi hanno detto dovete mettere mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Saliamo perché è bellissima sta storia che vi racconto, eh? È una storia di 40 anni, adesso stiamo preparando, dopo Maria Celeste c'era Mbazzuto e Bene, che già l'abbiamo preparato, eterna eternamente, è soltanto una parola perché mai niente nessuno può durare un'eternità. Hanno scritto una bella idea di questi 40 anni che tu racconti. Sì, adesso vi racconto, facciamo a puntate. Ogni puntata io vado in onda verso le 5, 5 e mezza, 6 più o meno. Poi vi do l'appuntamento preciso dopo. Allora, siamo rimasti che questo disco si vendeva porta a porta e fece un grande successo. E dopo di questo
dopo questo, noi pensavamo che nasceva Balzù De Bene, un grande successo, cioè Maria Celeste, invece è successo all'incontrario. Perché a volte nella musica nessuno sa che cosa succede. Uno si aspetta da una canzone che fa un grande successo, invece non è vero, fa un'altra canzone successo. A me mi è capitato più di una volta. Allora, succede che esce fuori Mbazzute e Bene. E questa canzone Mbazzute e Bene viene suonata all'epoca in tutte le radio. E c'erano Radio Antenna Foria, Radio Quartieri, Radio Melito Centro, poi c'era Radio Studio Napoli, altre radio che mo non mi ricordo. Radio Urania, altre radio che si muovono in mente, poi non è che mi ricordo tutto. Esce fuori questa Mbazzute Bene. E io che faccio? Siccome che portavo le bombole e sta iniziando a fare successo questo Franco Moreno, Ti che mandano un bacio dalle cinque vie. è? Ah, in Decciugvi, dove abitavo io, e questo pure lo dirò, perché poi stavo biaso barbiere, stavo bar di Crescenzi, Rimbet. Infatti dicevano anche il panificio, il panettiere. Gigino Panettiere, Pescecane. E allora io, se mi dimentico qualcuno, ritenetevi, dovete sapere che ma non è che tu vint'anni, però mi ricordo la mia storia benissimo, salto qualche cosa è perché mi dimentico. Esce fuori questo grande successo, io mi licenzio da portare le bombole, ferma, ferma, e vado, diglielo che stai facendo la Sì, diretta. aspetta. E vado a lavorare, cambio mestiere perché lui mi dava qualcosa in più, perché avendo i figli, e me ne vado a lavorare a fare il vetraio, no, vitrai Davi 3 però, il vetraio, Davi 3 ha già faticato prima, facevano i bicchieri che sciusciavano. Andai a lavorare da Giuseppe Taranto, un'azienda che adesso è grande, si chiama Vetreria Taranto. Ma all'epoca era una bottega e io lavoravo là dentro là perché lui mi dava i permessi per andare a lavorare mentre portare le bombole e dovevo stare là tutto il giorno. Lui diceva a me, ma arriva una chiamata per la bombola, chi me la porta? Invece Taranto mi dava qualcosa in più e mi dava la libertà di fare i matrimoni. Nel frattempo esce fuori questo grande successo Mbazzute Bene e io abitavo l'Indicciungovie, sarebbe Vico Rose a Melito, e c'avevo una casa misera perché non avevo soldi, non avevo niente. A 16 anni con due figli e si doveva portare avanti la baracca, no? Quando è uscito fuori questo grande successo e andavo a lavorare e pigliavo 80 euro a matrimonio, io chiedevo a Peppe Taranto, che mando i saluti a Ciro Taranto e a tutta l'azienda Taranto, Vetreria Taranto, il permesso di andare a lavorare, a cantare la sera. Lui mi faceva uscire alle 3. Quando ho fatto un grande successo, io dissi a questo signor Taranto, siccome che io devo fare 12, 13, 14 matrimoni al giorno, più due o tre feste di piazza la sera, ma se mi licenzio, nel caso che fuochi paglie, a Napoli si dice, nel caso che è un anno e poi finisce, ma tu mi riprendi a lavorare. E lui mi disse queste parole, che non me lo dimentico mai. Giuseppe Taranto disse: io per un anno ti pago tutti gli stipendi che devi avere, vieni o non vieni a lavorare. Se succede che fuochi paglia, sappi che il tuo posto sta qua per il lavoro. Perché quello era un periodo che io veramente, ma te ta capa fa bene, perché la mia capa, la mia testa, era proprio sciacqua, diciamo che era lo scugnizzo della famiglia. E allora continuai a fare il cantante e questa canzone che adesso vi faccio sentire, Mbazzute Bene, era il lato A del disco. Maria Celeste era il lato B. Se sei pronta, Sì, mettiamola. prontissima. E poi dopo Mbazzute Bene partiamo. Eccola qua. Dopo Mbazzute Bene vi racconto perché poi nasce il 33 giri di 10 canzoni. Ascoltatela. E fatemi sapere se vi piace l'idea.
vi prego, mettete mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, quanto più mi piace mettete, meglio è. Condividete e mettete mi piaci, perché è una bella storia. Mi piace, mi piace, mi piace, vai. Condividete tutti e mettete mi piace. Allora, vedi, dice che siamo in diretta. Allora, siamo arrivati a Mbazzute e Bene, questo grande successo. Che succede? Che mi chiama una casa discografica che all'epoca si chiamava Big Stereo di Casoria, di Pasquale Botta. E questo signore Pasquale Botta, che purtroppo pure lui non c'è più perché sono passati 40 anni, mi fece una proposta e mi disse: senti ragazzo, siccome so che tu hai venduto quasi 100.000 copie di questo 45 giri Mbazzute e Bene e Maria Celeste, perché non mi fai un LP intero? All'epoca c'erano i 33 giri, i dischi grossi, e chiaramente io dissi: come faccio? Io non ho una lira, non posso affrontare, perché se un 45 giri costava 2 milioni, nell'EP costava 10-15 milioni, e per me erano $1 milione. E lui mi disse: no, io faccio tutto io, però il marchio è Big Stereo. E così Vincenzo Agrillo e Gennaro Ricci prepararono altre 8 canzoni. Altre 8 canzoni che erano Mbazzute e Bene, Maria Celeste, Situm si frate, Vocca amarante, A regine lo quartiere, Compagne mie, Preghiere e lacrime, Un guacchio e Carmela e altre due che poi mi vengono a mente e vi dico. E così nacquero 10 pezzi e io feci questo LP. Mi chiamavo Salvatore Trevi prima, e poi qualcuno mi disse: sai, Mario Trevi, tuo fratello, già esiste, perché ti vuoi chiamare Salvatore Trevi? In verità sta cosa mi fece riflettere. Siccome che io ero un giovanotto di quasi 20 anni, mentre si faceva l'LP di Maria Celeste, che poi i 10 pezzi, la signora Titina, la moglie di Vincenzo Agrillo, perché poi la sera dopo lavorato io andavo a casa di Vincenzo Agrillo a piedi,
e si componevano le canzoni, si facevano i testi, no? La signora mi disse: volete un poco di caffè? Anzi, no, Vincenzo, dice: Titi, metta a fare pochi caffè. E la signora Titina disse: ho fatto che non lo tenga, l'ha già fornuto. Mo Don Vincenzo all'epoca già aveva quasi 50 anni, la signora Titina quasi 50 anni, Ricci già quasi 50 anni, il più giovane ero io. E siccome che mia mamma ci ha sempre educati perfettamente perfetti, io dissi: ma non vi preoccupate, mo vado a Cattai. E andai a comprare questo caffè. E la signora Titina, io dissi: che caffè ha già pigliato? Lei mi disse: piglio un Kimbo. E mi ricordo che il Kimbo non c'era, c'erano altri caffè, e poi c'era questo caffè moreno che mi piaceva, questa busta di caffè. E la comprai, la portai sopra. E mi ricordo che Vincenzo Achille e Gennaro Ricci dice: hanno trovato un uomo d'arte, tu da oggi in poi ti chiamerai Franco Moreno, ti piace? Certo, sì, aspita, è bello. E mi sono messo il nome di Franco Moreno. E abbiamo inciso, se me la prepari, sì, quale, amore? Si tu ma si frate. E abbiamo inciso altre canzoni che andavano in questo LP, dopo Maria Celeste, Imbazzuto e Bene, la prima canzone che è uscita, che era una fantasia del maestro Vincenzo Agrillo e musicata da Gennaro Ricci. Venne fuori, essendo il fratello di Mario Trevi cantante, si pensava un fratello ricco, un fratello povero, diciamo un po' come la storia di Mauro Nardi e Enzo Caradonna, che parlano di due fratelli, uno te ne sta carcerato, nato in un overe, i soldi. A lui gli venne questa idea e venne fuori questa qui che vi faccio ascoltare, Si tu ma si frate. Questa era una del primo disco, del primo LP della Big Star Record di Pasquale Botta Casoria. Ascoltatela. Ragazzi, condividete la diretta e mettete mi piace dappertutto, mi piace, cresciamo. Io tengo figlio mio, buono malato, faccio qualunque cosa posso fare. In vita mia c'ho sempre faticato, e mo sarei capace a rubare. Quasi quasi, hai capito? Ma ci ho voluto tutte cose dare, non tenga manca forza giù e pregare, invece tu stai caro che denaro e non fai niente come fa salvare. La voce tu sangue, la siete di
pietà. E allora siamo arrivati a Si tu mi si frate, sempre con gli arrangiamenti del grande maestro Augusto Visco. E poi voglio dirvi che si facevano, ragazzi, però dovete condividere, perché secondo me è bella sta storia. Quando si facevano i dischi all'epoca, c'erano i quattro elementi ritmica: batteria, basso, chitarra e tastiera. Poi il giorno dopo venivano i violini, gli arrivavano per esempio dalla Scarlatti del San Carlo di Napoli, arrivava il maestro, il direttore, il primo violino, che si chiamava il maestro Fuiano, e venivano 15 violini, 8 violoncelli, 4 celli, e poi veniva l'arpa. E noi vedevamo questa sala di registrazione piena di musicisti. Poi veniva la chitarra e altri strumentini, eccetera. Nel frattempo che io facevo, che ho fatto questo disco e ho finito questo disco, questo è l'EP totale, 100.000, ne abbiamo venduti con il 45 giri Maria Celeste e Imbattuti Bene. Ma tutto l'LP abbiamo venduto con la Big Stereo 230.000 copie in tutta Italia. Nel frattempo che io faccio questo disco, che esce questo disco, e ci stanno altre canzoni che adesso vi faccio ascoltare, vengo chiamato in vigorose, Dichung Vie, dalla signora di Napoli che abitava su di me, e io non avevo il telefono. Mi arriva una telefonata da Milano. E chi era? Era il direttore, il proprietario della Vis Radio di Milano, una casa discografica che all'epoca aveva il cantante più piccolino che aveva, non ero io perché non gestiva ancora, ma era Claudio Villa. Poi c'aveva altri personaggi importanti. E mi fece una proposta di comprarmi. Nel frattempo già era scritturato il grande amico mio Nino D'Angelo con la Vis Radio, il signor Franco De Paolis. Mi fermo qua e poi vi dico quello che è successo ancora dopo. Adesso vi faccio ascoltare sempre dall'LP, che si chiamava poi Maria Celeste l'LP, la canzone che si chiama Voc Amarant, 1981. Ragazzi, mi raccomando, condividete e mettete tantissimo mi piace. Dobbiamo crescere con mi piaci. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ma ti dà quintali, tanto non costa nulla. Se vi piace. Un bacio a Franco Mele, un barillo, a mia nipote Francesca. Un bacio a tutti.
sentite tutti i violini della Scarlatto del San Carlo. Un bacio a Salvatore Architravo. Allora, ragazzi, questa qui era Vocca Amarante, sempre dal disco Maria Celeste. Poi, nel frattempo, gli autori erano sempre Vincenzo Agrillo e Gennaro Ricci, che scrivevano per Franco Moreno, perché io ero nato con loro. Mo' chiaramente, Vincenzo Agrillo e Gennaro Ricci, che erano due grandi, e che sono due grandi, perché per me saranno sempre vivi, dicevano dobbiamo fare un argomento per ogni canzone. E allora quale? Ci mancava un argomento, una canzone per i carcerati. Perché all'epoca si portavano le canzoni, perché era un periodo di transitorio tra canzoni di malavita e canzoni d'amore. E niente, lui pensò di scrivere una canzone per i carcerati. E chiaramente si faceva il dibattito di dire vabbè, però i carcerati, sai, uno che sta in galera, che ha fatto un reato, questo e quest'altro, e si discuteva come fare questa canzone. Nel frattempo io sono stato contattato dal signor Franco De Paolis da Milano, che mi fece una proposta all'epoca di soldi, di lasciare la Big Stereo e di comprarmi la Vis Radio. E dice, lei è il signor Moreno, siccome che io non avevo il telefono e parlavo dal telefono dalla signora di sopra, pensavo che erano i soliti scherzi telefonici. Dice, io sono Franco Moreno, ma tu chi sei? Dice, io sono De Paolis della Vis Radio. E io dissi, sei suo papo. Pensavo che mi voleva pigliare per i fontelli, perché poi essere contattato dalla Vis Radio, un guaglione vint'anni che porti bombole, facevo fravagatore. Pensavo che era uno scherzo. Invece le telefonate continuavano e si parlava telefonicamente di passare dalla Amar Record di Mastaniello, che Aniello mi lasciò, disse vai, fai carriera, non ti preoccupare, io faccio l'edilizia. Pasquale Botta, io gli dissi, Pasquale, io ho avuto una richiesta, mi hanno proposto da Milano di fare una certa cosa, siccome che tu mi hai aiutato e vuol dire che mi vuoi bene, mi fai fare un passo in più dalla Big Stereo a passare con la Vis Radio. E come praticamente, e dette in breve parole, mi raccomando, dovete condividere però, perché a me mi piace raccontare cose, poi se non vi piace ditemelo e poi mettete pure mi piace, è gratuito, non cacciate niente. Allora,
Vis Radio e Big Stereo è come giocare nella Juve Stabia, un giocatore, faccio un paragone, nella Juve Stabia e poi essere chiamato dalla Juventus, Juve. Vuoi venire a giocare in da Juve come i calciatori, no? E secondo voi che avesse fatti dalla Juve Stabia sono passato alla Juve, sono andato in Serie A e sono entrato in questo contesto, però sempre nel frattempo che questo disco qua camminava e vendeva pure con questa canzone che adesso vi faccio ascoltare, Compagne Mio, ascoltatela e poi andiamo avanti, vi dico poi il cambio. Fin quando finirà questo disco qua, io vi racconto tutta la storia di Maria Celeste. Poi domani sera alle 5:30 io vi racconto la storia e Ritorna a m'abbraccià, il disco dell'82. Poi nell'83, dopodomani, vi racconto la storia di Luca Capra e Parto. Poi vi racconterò la storia e l'anniversario. Va bene? Poi vi racconterò la storia a Valina, Gatina Matti, Stai qua, Vecchia mia, Ti bacerò, Romanzo, Fai amore con nomi sposate, Un frate grande, Pronto Mario, Bella stella, Non mi tocchi i figli. Vi racconterò tutta la storia ogni serata, va bene? Forse siamo un po' lunghi, non lo so se facciamo mezza canzone o tutta per intera. Forse mezza. Consigliatemi voi, fare mezza canzone o tutta per intera. Intanto, per tutti i carcerati, va dedicata questa canzone Compagne Mie 1981. Vai, ascoltatela. Un bacio a tutti. A tutti i 1400, 1300 quando ne siete. 1274 se ne fosse. Ragazzi, condividete e fate mi piace, mi piace, mi piace. Vai. Thank you.
Allora, eccoci qua. Ragazzi, condividete. Allora, scusami, c'è una signora che tu devi fare gli auguri, perché oggi fai il compleanno. Come si chiama? Liliana Leto. Allora, un bacio alla signora Liliana Leto. Ferma, ferma. Aspetta che è scattato... E allora Liliana Leto, con tanti auguri per il compleanno. Da parte di Filippo. Filippo Mollame e sua figlia. Rosy. E il marito. E il marito. E pure Piccioli. E pure Vincenzo. Vincenzo. Allora, siamo arrivati, stavamo al contratto, però siamo scesi. Che è successo? Dovete mangiare, vedete laggiù. Ma allora facciamo una cosa. Io vi metto l'ultima canzone di questo disco qua, di Maria Celeste, e poi domani sera alle 5, alle 17.30, alle 5 e mezza di domani sera, vi faccio la puntata, la seconda puntata, che sarebbe del disco Ritorno a M'abbraccià e il cambiamento dalla Big Stereo alla Vis Radio, il contratto, la venuta a Napoli, io che vado a Milano, prepariamo un disco nuovo, gli arrangiamenti, gli autori, così vi racconterò tutta la storia di questo Franco Moreno, tutta la vita canora, la storia musicale della mia vita. Al momento fai 40 anni della carriera, ottobre? Ottobre, di adesso faccio 40 anni di carriera. E allora, io voglio dire che saluto a tutte le persone che mi state messaggiando, che ne siete oltre 1000, 1500, 1600, adesso siamo 871. E poi abbiamo 850 mi piace. Mi raccomando, ragazzi, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Fate sempre mi piace, perché è gratuito. Non dovete cacciare nulla, non succede nulla. Ok? Perché? Perché quanto più fate mi piace, più cresce la mia pagina e più gente, amici, fan di Franco Moreno, che non sanno come vedermi, mi vedono. Per cui un giorno mi diranno, sai, una volta ho sentito la tua storia, è stata bella, è stata brutta, perché vi racconterò le cose belle e le cose brutte della vita. Vi racconterò le serate, gli organizzatori, quando mi hanno comprato, quando mi vendevano, le tarantelle che hanno fatto, quante volte mi sono appiccicato. Spesse volte. Sì, perché era un poco difficoltosa, te capite? Cioè non è che non mi facevi passare musco per un naso, però quando i lupi hanno fame ed escono dalla tana, qualsiasi cosa trovano si mangiano, e io ero un lupo veramente affamato, ma affamato perché volevo realizzare i miei figli, perché nella vita si fa tutto per i figli, non si fa perché voglio diventare Franco Moreno, voglio diventare un cantante mondiale, si fa come fanno i padri, no? Tutti i lavoratori vanno a lavorare che sono un manuale, poi vanno a diventare master perché mi viene una cosa in più per far fare la vita bella ai figli, per progredire, per far crescere i figli, per sistemare i figli, perché non volevo assolutamente che i miei figli avessero fatto la vita che ho fatto io, perché la povertà è una cosa bruttissima, fa male, essere poveri, io lo so perché lo conosco sulla mia pelle. Vivere con 8.000 lire un mese e pagando 2.500 lire i pigioni di casa negli anni 80, Andovica Mangina a Giuliano, perché poi dal Vico Rosso mi metti in casa pure Andovica Mangina, ancora una cosa più bella ancora, e abitavo nel palazzo a Rostevo Maria, non lo posso dire, Maria Chiatta, va, perché, e questo voglio dire, che mi fermo qua, vi faccio ascoltare l'ultima canzone, perché ce ne stanno ancora due o tre. C'è stato un Guattie Carmela, Facite Papasà, Preghiere e Lacrima, e sempre gli autori erano Vincenzo Agrillo. Mi fermo facendovi ascoltare questa canzone, e dopo questa canzone vi saluto a tutti e vi do appuntamento a domani sera verso le 17.30 nel raccontare 40 anni di musica, di storia musicale, di Franco Moreno, i successi, i cambiamenti, i marchi discografici, eccetera eccetera, i segretari, perché in quest'epoca il mio segretario era pure Vincenzo Agrillo, mi portava lui e lui mi rappresentava, e lui mi ha presentato Franco Baldi, Torino Fusco, O Papel, Edi Fortunato, Della Noce e altri che mo non mi ricordo, tutti gli organizzatori. E allora partiamo. Sei con la pronto? Canzone. Sì, allora, questa qui si chiama?
Allora, a Regina do Quartiere. A Regina do Quartiere, questa era una canzone allegra. Ascoltatela. Fatemi sapere se vi piace l'idea e se devo fare tutto il pezzo o metà. Persone che stanno qua in diretta mi dicono tutto il pezzo. Tony da Palermo, un bacio a tutti che state scrivendo. Ok, vi faccio fare tutto il pezzo. Ok, ok, bene. Franca Diello, compagnia mia, mia nipote Franca, a tutta la famiglia, e un bacio a tutti voi che mi state messaggiando. Vi voglio bene, fatemi sapere se volete ascoltare tutta la canzone o metà. Scrivete, mi piace, vai. Non sei abituato, dici tu, a fare le cose a metà, una persona scritta. No. E allora mi fa piacere che volete ascoltare tutta la canzone, perché a metà è bruttissimo, però per recuperare tempo, perché la diretta va bene per una mezz'oretta, già siamo da un'ora in diretta, per cui non voglio essere pesante, perché la gente si scoccia, voglio dire. Allora, io per stasera vi dico grazie a tutti, e ci vediamo domani sera verso le 17:30 per questa qui è la prima puntata. Vi ho raccontato il disco di Maria Celeste, poi domani sera iniziamo con il disco del 1982 che passo dalla Big Stereo alla Vis Radio. Come è successo questo cambiamento? Qual è la storia? Che succede? Va bene? Chi sono i promotori che poi voi sapete, no? A femmina non va se non denaro ruffiana. Nel nostro ambiente ci stanno sempre i ruffiani che fanno attorno e poi chiaramente viene chiamato il cantante e viene fatta la proposta. Io domani sera vi racconto tutto, ok? Per stasera vi dico buona serata a tutti, grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi messaggiato, grazie per avermi messo mi piace. Io la diretta la lascio, come si dice, la condivido. Se nel caso voi la rivedete, mettete tanti mi piace e avvertite i vostri amici, parenti, familiari. Devono condividere di più. Condividete di più, che quanto più ne siamo più bello è, perché poi la storia, voi sapete bene, i film importanti, ognuno di noi ha una storia che è un film, diventano belli man mano. E poi a volte ci stanno o vissero felici e contenti o per esempio succede qualcosa di brutto. Fino adesso
stiamo vivendo felici e contenti. Per cui vi racconterò tutta la mia storia puntata per puntata ogni sera alle 17.30. 17.30 con così meno, con così più. Ok? A domani sera. Buonasera. Vi voglio bene a tutti, però voglio chiudere con l'ultima canzone, se me la prepari. Qual è? Questa qua sarà la sigla finale del mio programma. Dice questa? No, che si chiama A coppia più bella comune, che sarebbe dal mio ultimo lavoro discografico Franco Moreno 2020. Se volete trovare le canzoni di Franco Moreno andate su YouTube, scrivete Franco Moreno 2020 e vi esce tutto l'LP, traccia per traccia e video per video. Invece qualcuno che vuole vedere le canzoni di Franco Moreno, fate Franco Moreno e vi esce tutta la mia storia musicale su YouTube, ok? Ragazzi, ci vediamo domani sera con la seconda puntata di 40 anni di storia musicale con Franco Moreno. Vi voglio bene a Buonasera. Tutti. Buonasera. E grazie a tutti i 2.000, 3.000, 4.000 che avete fatto, che avete messaggiato, e grazie a tutti i 900 che avete fatto mi piace. Vi voglio numare bene, ma pare mille anni che pigliamo un microfono a mano e cantiamo a tutta forza. Più presto. Ok? Vi voglio bene, un bacio a tutti. Un bacio. Domani partiamo dal 1982 con Return a M'abbraccià. Buonanotte. Ciao. Buonasera. La canzone, amore. Vai. Non ci credevo, e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci vuole che ne fa innamorare. E niente a niente, tu mi hai cagnato la vita, ma vivo solo per te. Così tutto per me, io so tutto per te, quando amore sta amore ce l'ha. Se ma coppia più bella non muore, e mai niente ci può separare. Serata a tutti e ci vediamo domani sera alle 17.30 per raccontarvi i miei 40 anni di storia musicale. Arrivederci
E grazie per avermi ascoltato e grazie per avermi sopportato. Buonasera. Un bacio.